Sì, allora il Learning to Help è un progetto che come fondazione Caritas abbiamo portato avanti con una fondazione polacca di Cracovia, della durata di 18 mesi, proprio con l'obiettivo di interrogarci insieme su quello che è il tema dei giovani e del volontariato. Questo progetto ha avuto come prodotto finale proprio la realizzazione di alcuni strumenti che abbiamo voluto condividere con tutti e che pensiamo possano essere molto utili proprio per avvicinare i ragazzi e soprattutto farli sperimentare sul tema delle risorse, del mettersi insieme nella risoluzione di problemi, perché l'obiettivo di questo gioco da tavolo è proprio quello di mettersi insieme per risolvere dei problemi, i problemi di tutti. Oltre a questo gioco, come vi dicevo, l'altro output è stato quello di un fumetto, anche questo nato dalle storie che come Caritas e come altre, la realtà polacca, abbiamo incontrato, i ragazzi che hanno lavorato con noi hanno incontrato, ed in ultimo alcuni video realizzati da noi, la fondazione, proprio per avvicinare i ragazzi, ma soprattutto renderli protagonisti e essere loro stessi promotori nei confronti di altri ragazzi. Volevo ringraziare in questo il direttore Corrado De Dominicis che ci ha dato appunto questa possibilità e la collega Barbara Magliani che mi ha supportato in questo progetto. Sì, certamente, noi non potevamo stare fuori. Un'iniziativa che mette al centro il volontariato giovanile entra proprio nel cuore di quelle che sono un attimino le nostre principali attività durante l'anno. Come voi sapete, abbiamo il progetto Scuola e Volontariato che è rivolto proprio ai giovani e quindi in questo caso allargare l'orizzonte anche all'Europa, visto che è un progetto europeo, ci è sembrato veramente molto interessante.